Siete pronti? Dal 7 giugno su Canale 5 approda questa meravigliosa serie turca La Rosa della Vendetta con il nostro amatissimo Murat Unalmis, ossia l'attore di Terramar, Demir Yaman. Ma scopriamo nei dettagli, ragazzi, cosa accadrà in questa avvincente e tanto dolorosa soap. Le anticipazioni sulla trama della Rosa della Vendetta ci rivelano che si parte da un flashback che porterà i protagonisti indietro di 20 anni. Zafer si è trovata costretta a lasciare Mustafa per sposare Saim. La relazione tra i due porta alla nascita di un bambino che si chiama Gulceman. La donna però lo ripudia, dato che il figlio non è frutto di un vero d'amore, ma in seguito nasce anche la secondogenita Guldenam. Dato il complicato rapporto che la donna vive con suo marito, Mustafa decide di intervenire. I due innamorati scappano via insieme, tanto che Saim decide di togliersi la vita. Una volta diventato adulto, Gulcemal inizia a provare un desiderio di vendetta nei confronti della mamma e si mette sulle tracce del compagno Mustafal per farlo fuori. Gulcemal riesce nel suo intento e la madre gli lancia una maledizione: non sarai più amato da nessuna donna. Questa maledizione diventerà realtà. Gulcemal diventa ricco, potente, ma non ha al suo fianco una donna con la quale condividere la sua vita e anche le sue gioie. Le cose però inizieranno a cambiare quando conosce Deva, con la quale nasce un feeling speciale. Ma non voglio svelarvi oltre, La Rosa della Vendetta sarà disponibile dal 7 giugno su Canale 5 in prima visione assoluta e anche sulla piattaforma Mediaset Infinity. Ditemi voi che cosa ne pensate, lasciami un like di supporto e iscriviti al mio canale se ancora non l'hai fatto. Io ti aspetto per questo, ma per tanti altri prossimi video.